Pastilush Podcast. Sponsore Dubai. Hey boss, I'll have the spaghetti and meatballs. Ciao amici! Ciao a tutti amici! Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Pastilush. Buonasera, ma anche buongiorno, buon pomeriggio, dipende da quando ascoltate questo podcast. Esattamente. Sì, 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 sì. Io direi di inoltrarci subito in quello che è l'indice. Sì, spieghiamo questo indice di questa puntata eccezionale a dir poco. Quali cazzo di rubriche vi aspettano? Iniziamo con la prima rubrica di oggi, ovvero... La prima rubrica è una nuova rubrica, sì. Si chiama Rassetta Stampa. L'emozione sale. E come seconda rubrica di oggi, invece, sì, ci sarà il Giocondo Giocondor, un gioco senza premi. Ma un po' come tutti i nostri. Come tutti i nostri giochi. E poi abbiamo una nuova rubrica molto particolare che si intitola Parole che iniziano in un modo ma ne terminano in un altro. Vedremo come si suol dire in questi casi. La poesia, per finire, che questa volta, scusate se ve lo dico ragazzi, ma è? Non per essere modesti, ma è un piccolo capolavoro. Un piccolo capolavoro di scultura però. No. Quindi visto che abbiamo fame e vogliamo andare a mangiare, iniziamo subito con la prima rassetta stampa. La rassetta stampa, cosa succede? Praticamente la nostra reazione, la nostra redazione reazione ha preso delle notizie e le ha modificate per renderle non solo magari più interessanti, ma anche più leggere, più divertenti. Esattamente. Perché c'è tutto questo... cuposità. Ma io direi di iniziare, caro Steppo, nelle notizie, quindi perché non migliorarlo? Ci inoltriamo? Ma inoltriamoci in questa grotta. Andiamo alla prima notizia che la nostra redazione ha recuperato direttamente dalla stampa. Ladro ucciso a Lodi da ristoratore. È stata identificata la vittima. Il paese lombardo, siamo tutti con lui. Ok, no vabbè, cioè, questa è una notizia. Okay, okay. Come è stata modificata? Ho capito il gioco di parole, qual è? Ladro ucciso da Lodi, è stata identificata la vittima. Il paese lombardo, colpa mia, scusate. Quindi ok. Surrealtà, ragazzi, okay, surrealtà. Andiamo a prendere delle notizie. Mi faceva ridere anche il primo titolo, faceva ridere. Ma perché? Faceva ridere così. Seconda notizia. Orrore a Palermo. Clochard bruciato vivo nella notte. E omicidio. Purtroppo questa storia. Miglioriamola un po'. Miglioriamola. Orrore a Palermo. Clochard vivo nella notte. E bruciacchiato. Vedete, così è un po' più divertente. Così. Un bruciacchiato sul culetto. Sì, che tipo... qualcosa un po' bruciato tipo con l'accendino e i fiammiferi. Io non sono capace a bruciacchiarmi sul culetto, vai. Prossima notizia, fuochi d'artificio per il saluto a DJ Fabo. La fidanzata voleva che non fossimo tristi. No, minchia, sempre passa avanti in redazione. Non era questa che fa ridere, ma questa. Fuochi d'artificio per la fidanzata di DJ Fabo. Che dire, grazie. Mancanza di un uomo. No, scherzo. Salutiamo. No, cioè in realtà è vero. Prossima notizia. No. Adesso sono felice. Vai. Ok. Prossima notizia, dai, il Fatto Quotidiano. Tempo pieno alla scuola primaria. Al sud è solo per l'11% degli studenti. Diventa. Tempo perso alla scuola primaria. Il sud è solo l'11% degli studenti. È una notizia è più reale la seconda che la prima. Possibile sì. Ragazzi, possibile. Andiamo a chiudere con un'ultima notizia presa. Salutiamo Clementina. Grazie Clementina. Anche pensavo Clementino il rapper. No, Clementina. Tutto bene, come stai? Voglio... Tutto mi sta sul cazzo. Un po' sì. Ultima notizia direttamente dal Corriere. Salvini a Napoli, scontri prima del comizio, città devastata e auto distrutte, 5 fermati, visi coperti e bastoni in mano. Cazzo, okay. Sembra un un bollettino di guerra. Visi coperti e bastoni in mano sembra tipo un coro di stadio. Cioè, ma non è possibile, ma questa è l'Italia, noi siamo a questo punto. E diventa. Salvini a Napoli, scontri prima del comizio, città intasata e auto distrutte, 5 incidenti, visi coperti e bastoni in mano, non vediamo niente, abbiamo paura. Conti. Mi piace l'immagine di questi con le sue coperte e bastoni in mano. Abbiamo paura, non sappiamo. Come uno quando si risveglia da un coma, no? Sì. Teme la vita. Come sono state migliorate comunque le news. Sì, adesso fanno meno paura. Diciamo. Belle a dir poco. E c'è ancora una cosa a dir poco. Stiamo parlando della prossima rubrica. Cazzo. Allora, signore e signori, la seconda rubrica di oggi è il Giocondo Giocondo, un gioco senza premi. Vai. Iniziamo a spiegare questo gioco al caro vecchio caro Steppo. Due opzioni di risposta. Mi fai spiegare? Scusa. Grazie. Qui sono due opzioni di risposta che seguono la domanda è meglio. Ma
il concorrente, in questo caso il caro Steppo, dovrà rispondere con una terza risposta inventata, possibilmente plausibile e relativa all'argomento. Ok. Vi sono risposte correttissime, stabilite dalla mia redazione personale. Hai una redazione? Sì, da quando è che hai una cazzo di redazione personale? Da un po' di anni. Ma viene premiata anche la creatività del concorrente. Da un po' di anni. Ok. Di anni. Le domande sono 10. Sì. E nel caso dovessi vincere, okay, e rispondere a tutte e 10 le domande, sarei definito bravissimo. Davvero? Bravissimo, sì, sì. Ma se dai! Perdi invece, ti verrà dato l'appellativo di cattivissimo. No, speriamo di vincere. Cattivissimo Step. Voglio essere bravissimo. Lo sarai, se sì, riuscirai a rispondere a tutte le domande. Speriamo bene, amici. 5 secondi di tempo per ogni risposta. Sì. E se sbagli e non lo sai, ricominci da capo. No, ma davvero? Sono 2 minuti di tempo. Okay. Se non riesci a risolvere tutte e 10, rispondere più che risolvere, perché non è una bomba. Sì, qui. Infatti. A rispondere a tutte le domande entro i 2 minuti, riuscirai a diventare bravissimo. Speriamo. Faccio un piccolo esempio. Sì. Che so, io ti faccio la domanda: è meglio il sugo alla matriciana o al pesto? Tu devi rispondere al burro. Al burro va benissimo. Ok. Quindi c'è la risposta correttissima e anche all'arrabbiata. Aia. Ma va bene al burro, perché basta che tu rispondi e siamo così di plausibile. Ok. Ah, okay? Deve essere plausibile. Sì, non sì, posso andare sul surreale, quindi. No, surreale, però una surrealtà che comunque sia comunque vicino alla domanda. E questa è la nostra giuria a stabilire se va bene. Mi piace perché nei nostri giochi ci sono sempre queste regole un po' nebulose. Perfetto. Allora, 2 minuti. Partiamo da? Iniziamo. 3. Piccolo. 3. Piccola tensione in studio. 2. 1. Via. È meglio Dio o Allah? Buddha. È meglio la vongola o l'ostrica? La vagina. Non va bene. Ricominciamo da capo. Okay. È meglio Dio o Allah? Buddha. È meglio la vongola o l'ostrica? Polipo. Non va bene. Ma che Cristo? Rifacciamo. È meglio Dio o Allah? Buddha. È meglio la vongola o l'ostrica? Cozza. Bene. È meglio la nascita o la crescita? Morte. Perfetto. Questa era facile. È meglio il globulo bianco o il globulo rosso? Plasma. Accettabile. Okay. È meglio un italiano in coma o un francese tramortito? Un ebreo bruciato. Perfetto. È meglio una sedia elettrica o una ghigliottina? Iniezione letale. Risposta correttissima. Risposta 7. Domanda 7. È meglio una donna o un uomo? Un trans. Perfetto. Ci siamo, ragazzi. 8ª domanda. È meglio la bugia a fin di bene o la verità che rovina un rapporto? La bugia che uccide un uomo. Non va bene. Ricominciamo da capo. È meglio Dio o Allah? Buddha. È meglio la vongola o l'ostrica? Cozza. È meglio la nascita o la crescita? È meglio il globulo bianco o il globulo rosso? Plasma. È meglio un italiano in coma o francese tramortito? Un ebreo bruciato. È meglio la sedia elettrica o la ghigliottina? Iniezione letale. È meglio una donna o una ghigliottina? È meglio trans. Una donna o un uomo? Trans. È meglio la bugia a fin di bene o la verità che rovina un rapporto? Porca. Una bugia fin di bene, la verità che rovina. Manca 2 secondi. Da capo di nuovo. È meglio Dio Allah. Buddha. È meglio l'ostrico la vongola. Cozza. È meglio la nascita morte o la crescita. È meglio il globo bianco. È meglio un italiano in coma, un francese tramortito. È però bruciato. È meglio la sedia elettrica una ghigliottina. Iniezione letale. Meglio la donna un uomo. Trans. È meglio la bugia fin di bene o la verità che rovina un rapporto. La verità. Va bene. che è meglio tenere il broncio perché il mondo non ci capisce, usare il sorriso come arma contro gli invidiosi. Il suicidio. La accettiamo! È meglio vivere a un quarto di milione a volta o in quei 4 secondi? Troppo presto. Sì! Sei bravissimo! Sei bravissimo! Sono bravissimo! Sei bravissimo! Sì! Proprio in tempo, ragazzi. Oddio. 2 minuti, ragazzi. Oddio! Terribile. Oddio, al pelo. Al pelo. Allora, Madonna, ragazzi. Sto tremando. Jerry. No, Paolo. Paolo, grazie. Mamma posso mia, sapere ragazzi, quali erano le risposte? Le risposte correttissime. Comunque sei definito bravissimo. Che minchia, sono bravissimo, raga. Allora, la prima risposta, risposta correttissime erano tre risposte correttissime. Ok. Ah, è meglio Dio Allah, erano Zeus, Yahweh o Giove. Tu hai risposto Buddha, ma è accettabile. Grazie mille. È meglio la vongola l'ostrica, vi era solo una risposta correttissima. La cozza. Minchia, l'ho presa col mirino. Sì, perché io comunque stabilivo solo per questa domanda. Andiamo avanti. La risposta per la terza è meglio la nascita o la crescita. Era la morte. Beh, ma facile. Un'altra risposta correttissima è anche la risurrezione. Ah, avrei detto avrei aborto. Accettato, avrei accettato l'aborto. Risposta l'avresti accettato. Avrei accettato. Risposte 4, risposta correttissima, globulo bianco e globulo rosso, era piastrina. Ah, cazzo. Però plasma l'ho accettato. Non mi era venuto in mente, amici. Lo so, perché sei bravissimo. Sì, esatto.
Risposta 5: è meglio un italiano in coma o un francese tramortito? Le risposte erano: un tedesco in fin di vita, sì, e un russo colpito in pieno volto. Ma che cazzo? La risposta correttissima invece per: è meglio una sedia elettrica o una ghigliottina? Lei è azzeccata in pieno, era un'iniezione letale. Ma erano anche un'impiccagione e una fucilazione. Beh. È meglio una donna o un uomo? Aveva come risposte correttissime: ermafrodita ed eunuco. Ma anche trans era accettabile. L'avevo pensato. Sì, va benissimo, va benissimo. Alla risposta 8, caro Step, la risposta correttissima per: è meglio la bugia a fin di bene o la verità che rovina un rapporto? La risposta correttissima era: tacere di fronte all'evidenza. Mi piace come risposta, però l'altra era perfetta, era sì, la risposta correttissima. Però era davvero correttissima. Era correttissima, però proprio per questo. Però tu sei stato comunque bravissimo. Ma grazie, io. Alla risposta 9 invece abbiamo la domanda 9, le risposte correttissime di: è meglio tenere il broncio perché il mondo non ci capisce, usare il sorriso come arma contro gli invidiosi? La risposta era: abbracciare un cucciolo di cane perché sono meglio degli esseri umani. Ma dai, animalisti applaudono. Risposta alla 10: è meglio vivere un quarto di miglia alla volta in 4 secondi. Sì. Tu hai risposto troppo presto. La risposta correttissima invece era: sono libero. Forse era più correttissimo. Era dire, più però, correttissimo, ma tu sei stato però, comunque bravissimo. Dai, troppo presto ci stava. Ci sta, per tutti infatti, quelli che hanno comunque contro la citazione. Dovevi essere bravissimo, se no non aveva senso questa. Benissimo. Ho cattivissimo. Benissimo, andiamo avanti con la terza rubrica di oggi. Terza rubrica, sempre interattiva, perché ormai il mood è questo. Stiamo parlando di parole che iniziano in un modo e invece ne terminano in un altro. O in ogni caso, vabbè, era tipo una roba così il titolo. Adesso non stiamo lì a sentenziare. E abbiamo fame. Esatto. Allora, abbiamo una serie di parole. Sì. Quindi tu, maestro, devi completarle. Sì. Mi raccomando, senza cadere nel volgare. No. Perché è molto importante. Non sono il tipo, non sono proprio il tipo. Guarda, è importantissimo, ce lo insegnano anche i Social Justice Warriors, non essere volgari ed essere politicamente corretti. Vai. Il più possibile. Sono pronto. Quindi, non cadere in tentazione. Cadere nella vagina. Cazzo. Se io ti dico vagi, cosa dici? Vagito. Bene, cioè in realtà era vagisil. Vagisil. Però vagisil. Va bene. È la risposta correttissima. Esatto. L'importante è che tu non sia volgare, okay. Mi raccomando. Vai. Se io ti dico cazzo, cosa dici? Cazzuola. Bravissimo, cazzuola. Esatto, vedi, cazzuola. Non fatica, stai calmo, ragazzi, l'importante è che soprattutto in un mezzo quale quello dell'internet, certo, non essere volgare. Perfetto. Possono anche ascoltarci bambini, qualunque tipo di persona, noi non dobbiamo essere volgari. Perfetto. Se io ti dico sbor, cosa dici? Sbor. Sborraccia. Sbornia, sborraccia. Sbornia, cazzo. Sei volgare, sborraccia. Sborraccia. Una borraccia un po'. No, è il contrario di una borraccia. Ho sbagliato. Se io ti dico Pompi, tu cosa pensi? Anzi, no, cosa dici? Perché cosa pensi? Madama de Pompidour. No, solo Pompi. Ah, perché Pompi. Non è Madama di Pompi, è Pompi. Porca la puttana. Aspetta. E io, guarda, mia mamma in toscano si dice la pompina, ma tipo cos'è, la cosa della bici. Ah, va bene. Come si chiama il la valvola della il bici? Pompino. No, scusa. No, che vi faccio. Qual era la vera risposta? Immagino. Era pompiere. Questa era abbastanza. Occhio perché è sempre più difficile. Se io ti dico la pompina. No, la pompina no. Se io ti dico stronz, cosa dici? Mi raccomando, la volgarità. Lo stronzio. Bravo, bravissimo. L'elemento chimico. In questo caso era stronzetto dell'Etna, che cos'è? È un vino siciliano. Che figata. Però va bene. No, va bene stronzo. Perfetto. Va benissimo anche stronzo. Basta non essere volgare. Sì, sì. Ok. Pensa che io avevo pensato stronzo io all'inizio. Cioè, tu pensa. Fuori di testa. Andiamo con l'ultimo. Se io ti dico merd, cosa pensi? Beh, merd. Questo è facile. Qualcuno mi suggerisce merda, ma mi sa che non è la risposta corretta. Aspettate un attimo. No, merda. Ce l'ho. Vai. Rispondo. Vai. Merdaglia. Che tipo medaglia ha detto male. Merdaglia. No, Merdeka Square, una piazza a Kuala Lumpur. A cagare, da cazzo. No, devi trovare dei metodi per non essere volgare. No, importantissimo. Sono stato volgare. Sei stato un po' volgare. No, sono stato volgarissimo. Sei stato volgarissimo, esatto. O avete un bravissimo volgarissimo.
bellissimo. Ma noi speriamo in una cosa, che la poesia che arriva non sia volgarissima. No, perché anzi, ragazzi, la poesia ci riconcilia invece con la... Con cosa? La vera essenza della bontà umana, no? Addirittura! Sì. Sai che ti dico? Critichiamo la società, ma anche l'umanità. Sai cosa ti dico? Ciao. Porca tre, che sta per? Porca troppo. Vi salutiamo, cari amici. A lunedì? Settimana... Oh. Vabbè, scusa. Un fucile spunta dallo schermo ultrapiatto, le tempie già tramortite dallo spessore mondano di questa trasmissione americana e lo smalto ultrabianco dei loro denti inducono i pensieri a svanire. Il volume si alza, ancora e ancora, e anche se un dio qualunque iniziasse a parlare, non lo sentiremmo. A lunedì prossimo. Febori o tibie, chi cade in fuorigioco? Sugli alberi o sugli zoccoli, dove poggiano le stanghette degli occhiali? Comunione o cresima, chi cade in fuorigioco? Ve l'ho detto che col web entro in crisi io.